Sentiamo i dati che arrivano sull'aumento della radioattività non nell'impianto, ma nelle zone in cui ci sono migliaia e migliaia di persone, e la preoccupazione è molto grande perché in questi anni, da Chernobyl ad oggi, la situazione si conosce ancora meglio. La Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, che è quella commissione che fa scienza, collegata com'è con centinaia di laboratori in tutto il mondo, ha diffuso una correlazione, un'ipotesi di correlazione tra, dosi ricevute ed effetti somatici, tumori, leucemie, e genetici veramente è ormai molto grave. E da ultimo abbiamo questo risultato dell'Università di Magonza, su commissione del governo federale tedesco, che ci dice che negli intorni di impianti in cui non c'è stato nessun incidente, ma per il semplice funzionamento di routine, si ha più del raddoppio delle leucemie infantili. Quindi mi sembrano sono tutti motivi che in presenza di alternative precise, inducono, torniamo per il nucleare, torniamo a fare della ricerca. Questo è veramente prematuro per poterlo dire, dipende da come funzionerà la quantità delle masse gassose rilasciate, il preciso contenuto in radioattività di queste masse e poi a che altezza andranno e quindi come si innescherà il ciclo dei venti. Ora mi sembra del tutto preliminare poter fare qualsiasi affermazione.